Ciao a tutti, sono Monica Boggioni, una atleta della Nazionale di Nuoto Paralimpico e sono tornata dalle recenti Paralimpiadi di Tokyo 2020, dove ho avuto l'occasione di vivere per 3 volte la grande emozione di salire sul terzo gradino del podio. E considerando proprio la priorità che l'Unione Europea riconosce allo sport come strumento per abbattere le barriere, in particolare quelle sociali, incarnando quello che è proprio il motto dell'Unione, uniti nelle diversità, oggi sono qui a parlarvi, per conto della rappresentanza in Italia della Commissione Europea, riguardo una strategia che appunto l'Unione ha messo in atto per i diritti con delle persone con disabilità per il periodo 2021-2030. Questa è una strategia molto ambiziosa che ha il fine di garantire alle persone con disabilità la piena partecipazione alla società in un piano di parità con tutti gli altri cittadini. E i punti saldi su cui si basa l'Unione Europea sono proprio la protezione dei diritti delle persone con disabilità, soprattutto in un periodo fortemente colpito dalla crisi del coronavirus, e inoltre la possibilità che tutte le persone con disabilità possano vivere in modo indipendente, imparare in un ambiente inclusivo e lavorare secondo norme adeguate. Quindi ora proviamo a riassumere quelle che sono i temi principali della strategia decennale, che sono principalmente tre, che sono i diritti dell'Unione Europea. Infatti le persone con disabilità devono avere lo stesso diritto di tutti i cittadini dell'Unione di trasferirsi in un altro paese o di partecipare alla vita politica. E basandosi sull'esperienza di un progetto pilota in corso in 8 paesi, entro la fine del 2023 la Commissione Europea proporrà una tessera europea di invalidità per tutti i Paesi membri che agevolerà il riconoscimento reciproco dello status di disabilità tra gli Stati membri, aiutando le persone con disabilità ad esercitare il loro diritto di libera circolazione. Il secondo tema è la vita indipendente e l'autonomia. Le persone con disabilità hanno il diritto di vivere in modo indipendente e scegliere dove e con chi vivere. Per sostenere una vita indipendente e l'inclusione nella comunità, la Commissione europea elaborerà degli orientamenti e avvierà un'iniziativa per migliorare i servizi sociali e le persone, per le persone con disabilità. Infatti, nonostante i tanti progressi che sono stati fatti negli anni, molti ambiti non sono ancora contemplati nelle norme dell'Unione e vi sono delle differenze nell'accessibilità degli edifici, negli spazi pubblici e nei mezzi di trasporto. Pertanto, nel 2022 la Commissione europea varerà il Centro europeo di risorse, definito Accessibile EU, per creare una base di conoscenze con informazioni e buone pratiche sull'accessibilità in tutti i settori. Il terzo punto e tema toccato in questa strategia è la non discriminazione e pari opportunità. Infatti la strategia mira a proteggere le persone con disabilità da qualsiasi forma di discriminazione e violenza per garantire l'accesso alla giustizia, all'istruzione, alla cultura, allo sport, al turismo e le pari opportunità in tutti questi ambiti, senza dimenticare l'occupazione e tutti i servizi sanitari. Ovviamente, perché tutte queste ambizioni di questa strategia vengano realizzate, sarà necessario un forte impegno di tutti gli Stati membri, che diventeranno quindi attori chiave nell'attuazione della Convenzione degli Stati Uniti sui diritti delle persone con disabilità. Inoltre, la Commissione istituirà una piattaforma sulla disabilità, riunendo le autorità nazionali responsabili dell'attuazione della Convenzione, le organizzazioni delle persone con disabilità, per sostenere l'attuazione della strategia e rafforzare la cooperazione. Inoltre, la Commissione integrerà le questioni relative alla disabilità in tutte le politiche e le principali iniziative dell'Unione e inoltre
promuoverà i diritti delle persone con disabilità a livello mondiale perché i loro diritti non si fermino alle frontiere europee.